Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche del maresciallo Ivan Konev arrivarono per prime presso la città di Auschwitz, in Polonia, e liberarono il campo di concentramento mostrando al mondo intero, per la prima volta, l'orrore del genocidio nazifascista. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente la tragedia e gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quell'hacker nazista. Il 1 novembre 2005 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di commemorare in quella data le vittime dell'Olocausto, il genocidio di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista, che fece tra il 1933 e il 1945 circa 17 milioni di vittime. In quella giornata si ricordano inoltre le leggi razziali e coloro che hanno rischiato la vita per proteggere i perseguitati ebrei e tutti i deportati militari e politici nella Germania nazista.